Buongiorno a tutti ragazzi, buon martedì, match day e lo so che è particolare parlare di match day di Serie A per la Juventus di martedì, ma abbiamo giocato l'Europa League di giovedì e devo dire la verità, mi è anche mancato un pochino in questi giorni respirare l'aria di Juventus, di match, di pre-match. Oggi siamo appunto al giorno della partita, ma dobbiamo cercare di fare una scorpacciata di informazioni, una sorta di guida che ci accompagnerà appunto alla live reaction che faremo stasera tutti insieme per goderci il ritorno della Juventus. Non sono comunque mancate le sorprese, come ieri che ho dovuto fare un video su un ipotetico e probabile rinnovo di Alessandro. Vi ringrazio perché avete risposto tutti alla grandissima. Credo che bene o male sotto questo punto di vista tutta la tifoseria juventina sia unita verso lo stesso pensiero. Poi ci sono ovviamente alcuni che considerano comunque giusto il rinnovo di Alessandro, però da quanto ho potuto vedere i feedback sono tutti in quella direzione. Giocatore che quest'anno sta facendo una buona stagione, giocatore che ha fatto delle stagioni importanti in maglia Juve, ma giocatore anche che è arrivato alla fine del percorso con un rinnovo che sa tanto di necessità dal punto di vista economico invece che di conferma dal punto di vista sportivo. Poi vedremo se Alessandro riuscirà a smentirci sul campo. Però anche oggi abbiamo un po' di sorprese e cerchiamo di fare il punto della situazione. Parto dalla classifica attuale di Serie A. Napoli primo, primissimo, ormai si stanno facendo i conti per quando sarà il giorno dell'ufficialità scudetto. Io tra l'altro il 28 di maggio sarò a Napoli e quindi spero che in realtà lo scudetto possa essere vinto prima, perché avrei paura di ritrovarmi all'interno della festa scudetto del Napoli in pieno maggio, quindi spero davvero che possano vincerlo prima, perché avrei paura di ritrovarmi in quei momenti lì proprio a Napoli città. E poi ci sono Inter, Milan seconda e terza classificata con 47 punti, Lazio, Roma e Atalanta che si giocano un pochino quello che probabilmente sarà l'ultimo posto Champions, a meno di rallentamenti eccessivi da parte di Inter e Milan, cosa che non mi sento di escludere perché comunque sappiamo che non sono squadre in questo momento impeccabili, però dovrebbe essere così. E poi c'è il Bologna che ieri Allegri ha detto ci è sfuggito via con la vittoria contro l'Inter. Ovviamente per la Juventus non è quello l'obiettivo stagionale, cioè andare davanti al Bologna. La Juventus deve cercare comunque di fare più punti possibili in attesa del ricorso che verrà presentato domani, ultimo giorno utile per presentare il ricorso. Da quello che ho capito la Juventus andrà a evidenziare come ci sia stato un po' di confusione dal punto di vista degli articoli 4 e 31. Comunque aspettiamo la giornata di domani per un approfondimento ulteriore, oggi pensiamo soltanto al campo. E poi Juve-Torino, che sono divise da un solo punto, ottava e nona, due squadre in metà classifica, ovviamente sappiamo tutti la situazione, però Juventus e Torino sono lì. Sappiamo bene che per il Toro il derby della Mole non è una partita come le altre, è una partita speciale, una partita sentita molto più per i tifosi del Toro rispetto a quelli della Juve. Personalmente io che non sono di Torino e non vivo la quotidianità piemontese non riesco a sentire questa partita sullo stesso livello degli altri big match di Serie A. Invece il tifoso del Toro tante volte va ad evidenziare nella partita con la Juve il vero e proprio match della stagione, nel quale si decide comunque un bel po' delle sorti del campionato. Quindi sicuramente loro saranno carichi per cercare di andare a conquistare dei punti importanti, magari anche una vittoria. E anche ieri Juric in conferenza stampa comunque ha parlato proprio di vittoria. Mi stavo ascoltando la conferenza di Juric, è sembrato abbastanza sicuro di quelle che sono le capacità dei suoi uomini. Quindi andiamo a vedere, questa è l'ultima formazione con la quale ha giocato il Torino, 2-2 contro la Cremonese. Milinkovic-Savic, Gigi, Schurs, Rodriguez, Olaina, Linetti, Ilic, Vojvoda, Miranchuk, Caramo e Sanabria. Un 3-4-2-1 dovrebbe essere circa questa la formazione che andremo ad affrontare. Tra l'altro sentivo che Vlasic è fuori ancora, anche ieri Juric l'ha confermato, e che Ilic ha questo problemino, dovrebbe comunque probabilmente partire titolare, però non le ha mandate a dire Juric a Ilic, dicendo che comunque è stato curato male l'infortunio e anche colpa sua che voleva andare al mondiale, un giocatore che si sta portando dietro qualche fastidio muscolare ma che in teoria dovrebbe comunque farcela per partire dal primo minuto. Cerchiamo di capire un po' anche il Torino che tipo di giocatori ha, perché quelli più presenti sono Milinkovic-Savic, ovviamente il portiere, Vlasic che come dicevamo sarà assente, Buongiorno che è un difensore centrale, Gigi e Rodriguez che sono quelli che andranno a formare insieme a Schurs il pacchetto arretrato, Ricci mediano, Lukic, Linetti, Miranchuk, Singo, Sanabria, Vojvoda, bla bla bla, e Lazaro che è infortunato. I giocatori che hanno segnato più gol invece in questa stagione con il Toro sono Sanabria, il loro numero 9, capocannoniere con 5 gol, Radonjić
seconda posizione con 4 insieme a un sacco di giocatori come Vlasic, quali in teoria si dovrebbe stare attenti, ma domani appunto, anzi stasera non sarà disponibile. Miranchuk, che sarà da tenere sott'occhio, perché noi solitamente con i trequartisti che provengono dall'Atalanta o che hanno giocato nell'Atalanta ci fanno sempre particolarmente male. Ricorderete Malinowski e tutti le sue fucilate di mancino dai mente dell'area, poi Lukic, Pellegri e Caramo, e vengano tutti gli altri con qualche gol in meno. Quindi questi sono i giocatori ai quali dovremo prestare un po' più di attenzione. Derby di Torino. Allora, io vi voglio raccontare, questa è la schermata di Wikipedia che va a raccogliere tutte le stracittadine. Questo è stato il mio primo derby di Torino in assoluto. Torino Juventus 0-1, gol al 94esimo minuto di David Trezeguet, il 30 settembre 2007, stagione 2007-2008, prima stagione del ritorno in Serie A della Juventus. Il mio primo derby, ricordo che mio padre mi disse in quell'occasione: ricordati che i derby non finiscono mai, i derby fino all'ultimo non finiscono mai. Ed effettivamente è andata così. Poi ci fu un gol di Amauri al 48esimo, un gol di Chiellini all'80esimo, un gol di Marchisio al 92esimo, un gol di Pirlo al 93esimo. Questo lo ricordo con particolare amore e attenzione, ricordo ancora quanto esultai a quel gol del maestro al minuto 93. Il famoso gol di Cuadrado al 93esimo, quel gol che diede il via alla rimonta della Juventus nel primo anno post Berlino. E poi ci fu un sacco di altri gol, come il gol di Higuain al 92esimo, il gol di Ronaldo al 70esimo, il gol di Ronaldo all'84esimo, il gol di De Ligt al 70esimo, il gol di Bonucci all'82esimo, il gol di Ronaldo al 79esimo, il gol di Locatelli lo scorso anno all'86esimo e all'andata il gol di Vlahovic al 74esimo. Quindi sono tutte partite tirate, sono tutte partite che si giocano sul filo del rasoio, sono tutte partite un po' particolari e fino all'ultimo secondo non è mai detta l'ultima parola, quindi ci sarà da prestare particolare attenzione anche in questo caso, perché comunque la classifica l'abbiamo vista prima. È vero che la Juventus non ha conquistato quei punti sul campo, però la Juve dovrà comunque stare attenta. E poi abbiamo la formazione. Allora, questa è la probabile formazione, ragazzi. Szczęsny, Sandro, Bremer, Danilo, quindi terzetto brasiliani più portiere titolare. Kostić, Rabiot, Fagioli, Cuadrado, Di Maria, dietro Vlahovic davanti alla difesa. Locatelli squalificato, Pogba convocato ma con pochi minuti nelle gambe. Sembrava scontata la titolarità di Leandro Paredes, ma attenzione che c'è questa voce legata a Barrenechea dal primo minuto. Poi non so se Barrenechea andrà a giocare effettivamente davanti alla difesa o ci andrà Fagioli, però questo sembra il ballottaggio. Barrenechea al posto di Paredes. Diavolo, non ci avrei scommesso un euro. Anche adesso la trovo abbastanza complicata, perché mi sembra comunque difficile come cosa. Vediamo se questa cosa sarà confermata oppure no. Sarei sorpreso. Barrenechea noi l'abbiamo già visto, comunque è convocato tante volte, è stato convocato dalla Juventus nell'ultimo periodo, poche volte l'abbiamo visto in realtà subentrare, lo abbiamo visto all'interno delle amichevoli post mondiale pre ripartenza della Juventus insieme ai vari Huijsen, Riccio, Barbieri, Nocebuende, ne abbiamo visti tantissimi di ragazzi. Però Barrenechea è uno di quelli che più volte è stato aggregato alla Juventus al pari di Ling Junior, ora che è un giocatore completamente della prima squadra. Barrenechea invece è un giocatore che comunque sta continuando a giocare anche con la next gen, ma è un giocatore che a quanto pare Allegri vede già pronto per essere buttato nella mischia. Non mi immaginavo la titolare e non mi immagino ancora la titolare. Secondo me alla fine partirà Paredes. Immaginarmi un Barrenechea che parte titolare al posto di Paredes in questa situazione andrebbe ad equivalere a una bocciatura completa da parte dell'allenatore nei confronti di Leandro Paredes, nonostante le parole di ieri in conferenza stampa. Ha fatto anche belle partite, ha giocato tanto, giocatore che, a meno che Paredes non abbia dei problemi a sua volta, non sembra, perché anche ieri non è venuta fuori questa discussione, non è stato affrontato questo argomento. Sicuramente Paredes non ha fatto delle grandi prestazioni. Io sono assolutamente deluso dal percorso juventino di Leandro Paredes, ma da qui a vedere titolare Barrenechea al suo posto, secondo me ce ne passa tanto. Teniamo monitorata questa situazione, perché comunque potrebbe
essere veritiera, vediamo che cosa succederà con le formazioni ufficiali. Tra l'altro, per Barrenechea, voglio completare un attimino il discorso dicendo che comunque il 24 maggio del 2021, quindi non troppo tempo fa, appariva questo comunicato sul sito ufficiale della Juventus: a seguito di una distruzione del ginocchio destro riportata nel corso della partita di sabato 22 maggio contro il Genoa, Enzo Barrenechea è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il J-Medical, che hanno evidenziato la lesione del crociato anteriore con associata lesione di basso grado del legamento collaterale. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Quindi un giocatore che comunque molto giovane, ma ha subito già un grave infortunio, è stato operato appunto al ginocchio, quindi un grosso in bocca al lupo a Barrenechea, perché lo stiamo vedendo anche con Chiesa, dopo questo tipo di operazioni il fisico risponde in maniera differente rispetto a quanto si era abituati in precedenza. Barrenechea comunque è un giocatore che con la Juventus in Serie C ha fatto 22 presenze quest'anno, 4 gol e un assist, 1791 minuti disputati, più 4 presenze in Coppa Italia Serie C e un assist, lo sappiamo, la Next Gen è in finale di Coppa Italia Serie C e speriamo che possa portare a casa questo trofeo, che sarebbe il secondo da quando è nata la Juventus Under 23. Quindi ragazzi, queste sono le informazioni che volevo condividere con voi oggi. Probabile formazione, derby precedente, ultime prestazioni del Torino, formazione del Torino, giocatori del Torino a quale stare più attenti, sorpresa legata a Barrenechea, esclusione molto pesante di Paredes, vediamo che cosa succede questa sera, speriamo di portare a casa una vittoria, speriamo di passare un martedì sera divertente, inedito per quanto riguarda la Serie A, ma non troppo. L'ultima volta che abbiamo giocato di martedì è stato a Salerno contro la Salernitana, è stata una buona partita vinta per 3-0, speriamo di replicare anche questa sera.